Forse ha preferito stare così senza impegnarsi, divertirsi. Ma era il solo in casa che potesse farlo. Con gli altri era implacabile. Anche con Alfeo, il maschio. Alfeo era mite. No, nessuno di noi avrebbe osato disubbidirgli. La questione del passaggio durò 40 anni. Fu gettata via dalla vigoria di mio padre. Per arrivare all'orto più basso dei Biassoli, quello che poi mia madre colmò di fiori, c'era uno strettissimo sentiero che sfiorava un altrui possesso. Un contadino, sudato di orgoglio, un giorno disse che era suo. Il signor Ippolito, mio nonno, immediatamente sostenne il contrario. Avvocati, generazione di processi, carta bollata. L'orgoglio del contadino, il suo trionfo, sarebbe stato costringere i signori, i Biassoli, a riconoscergli una parità. Signor Ippolito. Ah, voi ridete, eh? At farò rider me. Da quella finestrella non vi affaccerete più, costi quel che costi. Io mi affaccerò perché il passaggio è mio e nessuno me lo negherà. Ah, lasso vedrà. Lasso vedrà. Sì. Perdeghini, sì. Lo farò tornare alla zapa. Mirè, vedrete. Guardate, ecco cosa ne faccio io dei soldi. Guardate. I soldi a Giabruso. Perdeghini, e ne spenderò contro di voi molto di più. Mirè! Fu una cosa terribile. Approfittarsi dell'ignoranza di quel contadino. Ma fu solo una debolezza, sai. Non credere che quello fosse il costume della nostra famiglia. Avrebbero potuto trovare un accordo, come poi fece papà. Vedi, i Vezzanesi e mio padre più degli altri erano testardi, avidi. E poi una lite in un paese dove non accadeva mai niente era una ragione di vita. Ma voi non avete mai avuto un istinto di ribellione? Certo, io a volte ardivo pensare delle cose, ma dirle forse solo con la zia Lisetta. La zia Lisetta? Non era quella che aveva sposato quel vedovo? Sì, era una donna dolcissima. È morta prima che tu nascessi. Con lei, soltanto con lei si poteva azzardare qualche discorso, perché lei in qualche modo si era ribellata per amore. Il breve tragitto tra casa Biassoli e quella della zia Lisetta aveva il sapore di un viaggio. Ogni tanto si spingevano per una passeggiata fino alla cava, ma solo quando il marito di lei andava fuori Vezzano per affari. La zia Lisetta era attenta che la giovane Maria non lo incontrasse. Vengo! Sei bella, Maria, che bel cappello. Andiamo. Si va fino alla cava oggi. Credi che possiamo? Sì, certo, lui aspetti. Tornerà solo stasera. L'orco non ti mangerà.
Durante la passeggiata c'erano conturbanti e vaghissime domande e altrettali risposte. Il vedovo, come il diavolo, appariva e spariva all'orizzonte, sempre fisso e mai nominato. Buongiorno. Cosa non sia nelle loro regole, facciamo finta di non vederlo. Ciao Lisetta. Ciao Maria. Buona passeggiata, cugine.
Oscar non ti era antipatico. Ma non l'ho mai saputo come fosse veramente. Non potevamo neanche rivolgergli la parola. Era vergogna solo nominarlo. Era un ribelle. Un uomo libero da ogni legge. Tu non puoi immaginare. Guarda come fosse cupa la vita a Vezzano in quei tempi. L'egoismo, la miseria, l'orgoglio, l'ipocrisia. Queste erano le regole della nostra vita. E lui, Oscar, significava la rivolta a tutto questo e un amore per la vita travolgente. Ma le donne con cui andava non erano gelose le une delle altre? No, sì, forse sì, ma gli perdonavano tutto. Pensa che non gli importava niente a loro delle punizioni dei loro familiari. Lo amavano tutte insieme e lo aspettavano sperando che tornasse. Ma quando io, da piccolo, ti domandavo di lui, tu cercavi di non rispondermi. Non sapevi cosa dirmi. No, vedi, dentro di me anche allora, io sentivo che era ingiusto condannare un uomo solo per certi suoi comportamenti e forse ci impedivano di frequentarlo, persino di salutarlo, perché sapevano che la stessa vena di ribellione c'era, più nascosta dentro di noi. E anch'io forse ho temuto che tu cominciassi ad amare chi era libero da ogni legge. Faceva delle cose. Pensa che lui andava nelle stalle dei contadini che i suoi genitori avevano, tante terre, erano ricchi. Prendeva una bestia, magari una mucca, una pecora, li legava a una funicella al collo e se la portava a Spezia. Là se la vendeva. Poi stava via finché non aveva finito i soldi. Quando tornava i genitori erano disperati. E lui già se ne dava per inteso, tornava. Tranquillo era. Non vorrei sbilanciarmi, ma ho trovato un certo miglioramento. Lo sai che non ho più avuto il coraggio di appoggiare l'orecchio al suo petto. Il focolaio polmonare sembra ridotto. Potrebbe anche essere in via di risoluzione. Ma il cuore? Ce l'ho detto, quella è una macchina misteriosa. La tachicardia è nettamente diminuita. E un po' anche l'affanno. Allora tu credi che potrà salvarsi? Andrea, tu lo sai meglio di me. Se il processo polmonare dovesse risolversi positivamente, il cuore potrebbe anche durare. La situazione permane seria, ma un miglioramento c'è. Forse può vivere. Dolce colore d'orientan zaffiro che s'accoglieva nel sereno aspetto del mezzo, puro insinuo al primo giro. Agli occhi miei ricominciò diletto, tosto che usci fuor dell'aura morta che m'aveva contristati gli occhi e il petto. Un bel pianeta che d'amar conforta faceva tutto ridere l'Oriente velando i pesci che erano in sua scorta. Questo è stato, prego. Questo va che ti dico. Raccomando, fai cose per me adesso. Si devono, ma tu sai com'è. Mi parlate in dialetto, perché io non vi posso capire. Ma cosa dice, dottore? Lei lo capisce benissimo il dialetto. Lui è un vesaneso come a noi, oramai. Stasera ho una gran fame. Ah, sì? Preparatemi una bella insalata con pomodori, lattuga e tutto quello che vi pare. Dammi un goto, Rina. E non dimenticare una bella bottiglia di vino di Corogna. Va bene. Preparami nel salottino. Va bene.
Mettici dentro anche i fichi. Non nell'insalata però, eh? Ecco qua. Come sei bella, mamma. È tutta in gingheri. Andrea, dille anche tu cosa ha detto Spaziani. Ha detto che stai molto meglio, che potrai guarire. Mi state mica facendo la scena perché mi incoraggi? Ma no, il dottore ha detto proprio così. Voi cittadini mi chiamate ciacco per la dannosa colpa della gola. Un po' di brodo caldo, signora Maria. Mamma, allora io vado, eh? Sì, sì, vai pure, non ti preoccupare, tanto c'è Andrea. Ci vediamo domattina, mamma. Ti preparo un dolce. Da quando tu sarai tornato al mondo e riposato della lunga via, ricordati di me che son la pia. Sempre con il tuo Dante. Il mio Dante è l'unico che mi consola. Ciao Andrea, mi raccomando. Ciao. Alfeo Biassoli. Pensa, sono già più vecchio di te. Saresti stato il mio unico zio. Io mi voltavo alle pareti dove i ritratti del signor Ippolito, della zia Virginia, dello zio Alfeo, mi guardavano. Persone da me sconosciute, udite da mia madre, e per questo più amate, più sacre, più leggendarie, come lei di loro mi avesse filtrato soltanto i più puri segreti. Quando arrivava Gioà col carro, nella piazzetta davanti alla casa dei Biassoli, era l'inizio del grande giorno. Andrea, sveglia! È arrivato Gioà! Sì, bambini, andate a prepararvi. Sedetevi, Gioà. Come stanno le vostre sorelle? Bene, grazie a Dio. E il signor dottore? Bene, verrà fra qualche giorno. Alla salute. Alla vostra. Ho portato 18 sacchi. Due sono di Gran Turco. Quest'anno è andata un po' fiaca col Gran Turco. Però il grano è grande, è bello. La farina è ottima, se volete controllare. No, Gioà. La zia Virginia aveva completa fiducia in voi e anch'io. La ricordo sempre, la signora Virginia. È da quando ero ragazzo che sono al suo servizio. A Salcorda, quando con Alfeo venivate al piano? C'era ancora mio padre a quel tempo. Sì, me lo ricordo. Ma la baracca non aveva avuto dei danni? Beh, bisognerebbe ripararla e il tetto... Ma fate i lavori, poi mi darete il conto delle spese, tanto tornate dopo l'imbottere. Va bene. Ma Nini, sei ancora così. Su, andate a prepararvi. No, Gioà, fate con comodo, mangiate. Su. Andiamo al fiume, Hey.
Il potere cominciava lassù, partiva da quel folto di alberi. Le piene distruggono, nessuno sa come sono grosse le piene della magra, mangiano tutto. Da questa parte arriva quel filare di pioppi laggiù, signora Maria. E poi la vigna arriva fino allo stradone, verso Santo Stefano. Mamma, ma è tutto tuo? Mi prendi, non mi prendi, non mi prendi.
5 e 6 e 7, avanti, indietro, di lato, in centro, girare! Ecco Angeletta, penso che questa gonnella possa andare bene a voi. E da mettere un po' a posto. Sì, la piglio proprio volentieri, sì, qualche signore. Punto dico la verità, è roba che mi serve, la tengo proprio volentieri. Poi c'è anche un vestito di mio marito. C'è una camicia che potrebbero andare bene a Joa. È tutta roba quasi nuova. Buona Angioletta questo vino. Buono. Molto. Com'è quest'anno? Ma l'uva è tanto merdura, speriamo che il vino venga più buono che gli altri anni. Già, non è più avuto. Bambini, si torna a casa! No! Voglio andare a casa! Bambini, venite su, torniamo a casa, su! Ecco, ecco qua, ecco questo cappello. Ecco. Vi accompagno su col carro. No, assolutamente. Dovreste tornare giù che è notte, si torna a piedi. Su, andiamo! Torniamo domani, mamma! No. Torniamo l'anno prossimo. Non è vero, Joa? Sì, se Dio vuole, sì, signora Maria. Arrivederci, Joa. Arrivederci. Ciao, arrivederci, arrivederci. Arrivederci, Emma. Ci vediamo domani. Ciao, Joa. Arrivederci. Arrivederci. Qualcosa,
Ogni volta inaspettata mi toccava l'animo, come una dolcezza mi prendesse furtivamente per mano. I monti, cupi di viola, si erano avvicinati e dall'acqua, dalle sponde, dal bosco, udivo nascere dentro di me, nel mio animo, una voce mai udita, tenerissima. Ero in abbandono e attentissimo. Avrei voluto prolungare, essere solo. Era una voce che a tratti mi sembrava comprendere. Un linguaggio che si rivolgeva ad un altro dentro di me.